La 22esima edizione del concorso internazionale artistico letterario Antonio De Curtis avrà il suo momento principale e conclusivo il 28 aprile 2020 a Roma. Nel corso dell'importante manifestazione sarà premiato per la sezione cinematografia il regista siciliano Francesco La Rosa per il mediometraggio Maledettissima tu. Ciò che ha colpito la giuria, oltre che l'interpretazione degli attori, sono i contenuti del film, che stimolano le nuove generazioni nel perseguire il rispetto per la legalità. Per il regista Francesco La Rosa, ogni essere umano è protagonista nel decidere la sua vita e nel ponderare la giusta scelta tra il bene ed il male, nel perseguire gli insegnamenti dei tantissimi eroi nati ed assassinati nella nostra tanto amata terra siciliana. Maledettissima tu è stato trasmesso dal nostro gruppo editoriale già dalla sua prima uscita e ancora oggi continua ad essere trasmesso nella programmazione delle nostre reti, Canale 66 e Michelangelo. Vanno all'amico regista Francesco La Rosa le nostre congratulazioni per il premio conquistato, con onestà intellettuale e tenacia in una terra, la nostra, dove non è semplice trattare tali argomenti. Ascoltiamo le sue emozioni nell'aver appreso tale notizia. Un saluto calorosissimo a tutti gli amici di Michelangelo TV. Niente, innanzitutto ringrazio tantissimo il direttore perché coglie sempre l'occasione di invitarmi in qualsiasi intervista, in qualsiasi spazio, sin dai tempi del lancio del mio film Maledettissima tu. Sono contentissimo, ho conseguito il premio De Curtis per la legalità e lo riceverò alla 22esima edizione del Festival Internazionale Antonio De Curtis. Un risultato bellissimo, mi riempie di immensa gioia. È per me motivo di vanto e di orgoglio e mi dà la forza e la grinta di poter fare ancora qualcosa di più bello, di poter organizzare, di poter costruire idee bellissime che cercherò di mettere in pratica nel più breve tempo possibile, però ogni cosa col suo tempo, diciamo. Niente, il film Maledettissima tu, anche il carissimo direttore, che colgo l'occasione di poterlo salutare, Michelangelo Lentini, ha dato spazio sin dal lancio del film nel 2018, e dico grazie anche perché io provengo da un istituto tecnico-commerciale dove vige la regola che la pubblicità è l'anima del commercio, quindi ben venga. Racconta la storia di Angelo, che è un ragazzo che sin dalla tenera età è costretto a fare numerose scelte e si trova sempre davanti a quel bivio, e quasi tutte le scelte che lui effettua sono tutte scelte negative che condizioneranno in maniera perenne il suo futuro. La storia è basata tutto sul racconto. La professoressa, che durante il compito in classe di italiano vede che non c'è concentrazione fra i suoi alunni e decide di bloccare tutto e raccontare a loro la storia appunto di Angelo. C'è anche un pizzico di messaggio di antibullismo. Infatti durante la scena in classe c'è il bullo che bullizza il bullismo. E alla fine del film, perché la storia serve da monito appunto per le generazioni future, serve di insegnamento al bullo perché si viene a creare un attimo di pacificazione e di affetto appunto fra il bullo e il bullizzato, e quindi ben venga anche questo, e ben venga questi messaggi positivi che li possa trasmettere non solo Francesco La Rosa, ma in tanti, e non solo in Sicilia. Sono contentissimo e dico un'altra volta grazie a Michelangelo TV, perché praticamente il premio per la legalità, il premio De Curtis alla 22esima edizione del Festival Internazionale Antonio De Curtis, non lo riceve solo Francesco La Rosa, ma soprattutto la Sicilia, l'intera Sicilia. Ancora grazie, ciao a tutti.